Buona giornata amici di Billiard Channel, era una promessa, non poteva rimanere disattesa quella di riprendere l'anno agonistico da Calangiano, ormai diventata una delle seconde patrie del biliardo per lo European Championship di tante specialità eh, che vedremo e vi racconteremo nel corso della prima telecronaca. E poi tanto altro, ma ve lo racconteremo adesso. Intanto Fabian art è in regia, è il nostro team quasi al completo è accanto a me, anche se non è proprio accanto a me, ma ce lo facciamo raccontare da lui, il mio socio Nicola Biondi. Ciao, socio. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti i nostri amici di Bigliar Channel. Eh sì, l'avevi promesso che il nuovo anno sarebbe partito. Eh, proprio da Calangianus e eccoci qua nella stessa location eh, del mondiale, la stessa location del, della bellissima prova internazionale di biathlon che si è svolta qualche mese fa eh, e quindi è tutto quasi tutto pronto per ripartire da dove avevamo lasciato Gianluca perché un'altra volta è il biathlon in coppia a Teams. assolutamente Assolutamente sì, l'unica cosa, svegliamo questo piccolo segreto ai nostri amici, eh, noi non è che in questo momento possiamo fare quello che faremo fra un paio di giorni, quindi affacciarsi dalla nostra splendida eh, postazione di commento proprio all'Expo di Calangiano se guardare di sotto ai biliardi, per adesso io se mi affaccio vedo un po' di nebbia perché io sono in quel eh, di Pavia, tu sei di Arlasco, tu sei a Castelfranco di sotto e siamo collegati. No, sono a, a Viareggio. <ride> ah, sei a <ride> Viareggio, Via niente po di meno che okay. e allora, comunque fra, e... i, fra qualche giorno ci vedrete, ci vedrete lì direttamente sul campo. Ma vi aggiorneremo anche con, con qualche eh, direttina, anche un po' per spiegarvi no, quello che è questa splendida manifestazione composta da tante specialità. Adesso seguiamone una per volta. Sicuramente la prima, questa che è la semifinale del biathlon a coppie con tutte e due le nostre squadre ancora in pista adesso eh, ci premuriamo di raccontarvi questa quella composta da emilio sciacca e andrea quarta il cannibale beh eh, diciamo che andrea quarta non ha tanto bisogno di presentazione anche perché come sempre abbiamo il problema giusto Nico che il palmaressa di Andrea tiene 17 pagine di protocollo e quindi non lo possiamo raccontare tutto un buon palmaressa anche quello di Emilio Sciacca fa parte della massima categoria per quanto riguarda la carambola in Italia che è la prima categoria lui classe 1970 palermitano di nascita non è però palermitano di residenza lui che vive in Olanda ormai da qualche anno, lavora nel mondo del trading e gioca per la uh, Billiards Café, che è un'associazione, quando è in Italia chiaramente, per la Billiards Café, Associazione Sportiva Dilettantistica di San Giuseppe Iato, che ha dato, eh, diciamo, è sede anche di tanti altri campioni. Allora, le, diverse volte vice campione italiano alle spalle. Del leader incontrastato italiano Marco Zanetti, rispettivamente tre anni consecutivi: 21-22-23. E il 22-23, peraltro ve l'abbiamo raccontato anche in diretta. Nel 1995 il suo primo titolo fu campione italiano di carambola libera. Una vittoria per lui anche in terra straniera. Ha vinto eh, con il team tedesco la Coppa di Germania nel 2009. Andiamo invece, giustamente eh, come è giusto che sia, alla squadra danese. Grazie ai potenti mezzi che ci ha messo a, a disposizione la nostra Super Valentina Spada, che ci ha fatto la scheda di proprio di tutti i giocatori. Me, minuziosamente Erling Siorup eh, che giocherà chiaramente a Carambola. Tanti italiani lo conoscono, è danese, classe 61 ha due figli grandi di 33-37 anni, Erling Siorup, eh, che faceva parte addirittura eh, nel 92 del mondiale professionisti di, di Telepiù, quelli che si ricorda quindi gioca benissimo anche all'italiana, ma qua giocherà a, eh, a Carambola, è noto agli italiani perché ha regalato un dispiacere a un nostro connazionale, a, a eh, Nicolò Cammarata. Cammarata. Che... Camarata, Nicolò Cammarata, che eh, insomma gli ha, gli ha preso una finale drammatica. Tra l'altro, del, del Bierzon. Tanti anni fa, si va all'inizio degli anni '90, nel '91, per la precisione. Casper Christoffersen, un uh, signore che ha fatto parlare di sé, beh, ultimamente, tanto l'abbiamo visto in finale uh, del campionato europeo, dagliela durissima al nostro Miking, a Michelangelo Agnello, più giovane di Sioru del 76, non dico di dov'è e dove vive perché sono nomi impro impronunciabili, dico una bella cosa: che ha un bambino di 12 anni fa il tecnico degli allarmi. Quindi non è un giocatore professionista, eh, non gioca a biliardo di professione, però gioca davvero tanto, tanto bene e ce l'ha fatto vedere proprio, proprio dal vivo, soprattutto ai campionati europei. Addirittura, se ti ricordi, noi l'avevamo apprezzato la prima volta al mondiale di Pistoglia. Ce l'aveva segnalato Luca Garavaglia, ha detto guardate questo signore perché non gioca bene, aveva ragione assolutamente. Bene. Andrea Quarta un po' antipatico, diciamo così, perché almeno non. <ride> perché vabbè vinto di tutto e di più campione, italiana, campione europeo e campione mondiale in carica e campione. Uh, no, però non è campione di questa specialità perché i campioni in carica sono quelli dell'altra semifinale quella uh, la, la coppia composta da Marco Zanetti e Michelangelo Agnello una coppiettina oh. che dici Soscia? Sì tra l'altro tra l'altro è partito molto bene, anche con un po' di fortuna, soprattutto nella seconda conclusione, short che rimane dentro alla carambola. Per lui due punti conquistati: il tiro di Achito e poi quello un po' rocambolesco con l'aiuto del pallino. Vediamo se qui passa nel buco. Come dice Marco Zanetti, andrà a segno, va a segno anche per la terza volta consecutiva. Quindi parte davvero molto, molto bene il danese. Adesso. Qui sicuramente Gianluca con qualche difficoltà in più perché la, come biglia numero 2 molto probabilmente è necessario che scelga la biglia gialla, eh, mentre la tre, che sarebbe la rossa, è quasi attaccata a sponda, quindi davvero una porzione piccolissima per lui per ricavare il punto in queste tre sponde, oppure di un'americana che è davvero uno spillo. Vediamo quale sceglie. Sceglie l'americana. Non sembra viaggiare eh, male, vediamo se mantiene, eh, stretta, stretta eh, questa un era pelo. difficile, ma è stato davvero molto che bravo. Occhio, lo stesso. Occhio tre su, sono già allenato, eh? sono già allenato. Eh? Tre punti a referto. E adesso per entra, un pelo, entra nella prima sua ripresa, Emilio Sciacca. E questo è quasi un chiodo, come lo chiama Marco Zanetti, ormai abbiamo assunto anche qualche terminologia pura Termine. della carambola Anche lui americana, credo, lo stesso tiro che ha giocato prima a Shorup. Quindi colta lunga. Corta. Candela. Giusto? Non so, ho detto bene. Esattamente. Sì. Sì. Diciamo che qua Emilio ha giocato più per la difesa che per l'attacco. Sì, un obiettivo che, veramente come insegna, piccolo. Come insegna Marco, quando il punto è difficile, la prima cosa che si guarda è, è la difesa. E ancora una candela. Cosa che cioè fino a poco tempo a fa ignoravo, ignoravamo assolutamente <ride> di questa... Vediamo se questa va a segno. E questa eh va sì. a segno, bravo, Scioru. Buona. Eh, abbiamo già ricordato. Scusami, nicola La formula di gioco si gioca ai no, eh, no, alle no, 25. L'abbiamo ricordato. Allora ci pensi tu? Dai. Sì, si gioca alle 25 carambole, poi si moltiplicherà per 4, eh, chiaramente chi chiude a 25 avrà il punteggio di 100, e poi entreranno con eh, l'acchito normale eh, gli altri giocatori che giocheranno poi all'italiana e si chiuderà tutto a 200 punti. Intanto una carambola su questa ripresa per, eh, per Shorup, eh, ancora al palo, Emilio Sciacca, che entra in pista per la seconda ripresa. Qui ho eh, cercato di giro una cosa da, per la Ah sì. Lui voleva fare lunga, lunga piaciuto, corta, non è, non è anche un giro lunga, lunga sì, non il giro piccolo. Scusami, lunga, lunga corta per chiudere anche in questo caso un punto realmente difficile. Con la 3, che è uno spillo praticamente attaccato alla sponda, un po' meno spillo adesso per Shorup, che ha a disposizione un giro naturale, come lo chiamerebbe Marco Zanetti. Colpo in testa, leggero effetto a seguire. Questo è un obiettivo abbastanza grande. Vediamo se la chiude dopo 4, come è plausibile che sia. Ecco, addirittura dopo 5 l'ha fatta. Si è preso anche quella tolleranza. Sì, tra l'altro il tiro prima di Sciacca aveva la difficoltà perché doveva conservare anche la posizione della 3, perché prendendola a fine in quel modo era molto probabile che potesse spostare la 3 con la 2. Eh, infatti tutto ciò ha inficiato nella realizzazione del tiro che oltretutto come hai detto bene tu era un obiettivo davvero molto molto piccolo adesso di, lu di corta lunga lunga e chiude anche questo plano e assegno Bravo, ancora show. Resta in sequenza Shorup anche adesso ha la possibilità di un giro naturale per le 4 o le 5 sponde. Neanche eh, questo è un obiettivo molto grosso e lo realizza quindi in, in serie aperta da 3 per Shorup. Vediamo qua la scelta di Erling. Qua. Ma dire un verseggio a lui? No? Eh, eh sì, perché se taglia a destra, lunga, corta, lunga, eccola qua, lunga, corta, lunga. E eh, gli passa di fianco. Come direbbe Marco, qui si è preso un obiettivo, perché se no si passa nel buco, e, eh, poteva se avesse aumentato la forza, poteva anche farla poi di sotto di... Come si chiama? La garuffa di sotto. La garuffa di sotto, la garuffa di sotto... Perché poi, ripeto, entra, intanto qua si leva con la 2 la 3, Sharp non chiude il punto. Dicevo, devono stare attenti gli italiani perché poi tra l'altro all'italiana, scusate il gioco di parole, entra Tal, Casper, Christoffersen che insomma ci ha già fatto vedere che non gli servono i vantaggi per giocare a un ottimo livello, ovvero che noi schieriamo... Eh, Andrea quarta però se il vantaggio fosse tanto alto eh, insomma potrebbe esserci qualche problemino eh sì insomma diciamo che a tutte le carte in regola partendo con un vantaggio Christofferson di, di impensierire Andrea quarta quello sicuramente eh sì, anche perché Corangelo Agnello l'ha impensierito alla pari quindi risponde sulla bianca realizza il suo primo punto Emilio Sciacca alla quarta ripresa ci comunica siamo live sul canale di, di nel quindi dove quindi salutiamo in diretta anche tutti i nostri amici. E non realizza il punto, non realizza il punto Emilio Sciacca. Quindi si chiude a una, a un punto la sua quarta difesa e un punto anche sul. Uh, sul punteggio generale 7 a 1 il parziale per uh, il danese Shorup. Uh, vedete in alto uh, il nome di Christoffersen e quarta viene messo il nome degli italianisti, cioè coloro che poi affronteranno la seconda frazione all'italiana. Si chiude a 25, come abbiamo detto poco fa, si moltiplica per 4 e poi si entra nella fase dell'italiana che si concluderà a 200 punti. E intanto molto bravo eh, Shorup che va a prendersi questo punto dopo le tre sponde a impattare sulla 2. E poi dopo aver toccato la corta con la battente va a prendersi il suo ottavo punto nella quinta ripresa. Un altro. Sfaccio adesso per ricavare un giro piccolo e eh, qui in prima riga c'è un po' di rammarico per il danese che si è accorto subito che non aveva dato l'effetto giusto, quindi si chiude a un punto la sua quinta ripresa. Ce lo faremo confermare anche da Marco Zanetti, probabilmente questo è un punto che sui biliardi con il setup da carambola, come vi abbiamo detto eh, già tante volte, avrebbe chiuso Erling. Eh, con invece il setup dell'italiana perché si gioca anche a questa specialità quindi con una sponda che tende a scivolare meno probabilmente di situazioni eh, come queste con traiettorie più strette del voluto ne vedremo più di qualcuna però non ci è andato veramente distante intanto ben giocato il punto della travessino. serie questo travezzino per, per Sciacca che si prende il primo punto e gioca benissimo anche la biglia numero due nell'angolo dandosi una chance ulteriore di prosecuzione della serie. Mi sono ricordato, so, c'era il Carré quando si chiude... Carré, bravo. Eh, eh, sono arrivato dopo la piena del Po, però sono arrivato. Candela per Sciacca, per sciacca corta lunga corta. Eh, qui mi sa che gli passerà davanti mm. un po' troppo effetto oppure troppa palla no, però... mm. eh, sì, ci sta che l'abbia presa grossa troppa questa. palla mm. socio non ci credo ma ci stiamo nonostante tutto cominciamo davvero a capirci qualcosa non, voglio... non ci voglio pensare beh dobbiamo dare soddisfazione al grande Marco eh? Insomma, ci ha più che erudito Guarda che bella Dobbiamo, andiamo dalla, dalla pagina dalla frontale a far girare la gialla dietro al pallino. È eh, bravo, sì. Yeah. quindi uno sponda palla a richiamare poi la battente in, lung in corta lunga e, e fare il punto. Ottimo, qui trasponde probabilmente di. Vediamo se lo gioca, sono curioso di vedere di quanta, di, palla, di quanta palla gioca. No, sai che gioca con l'effetto a sinistra, quindi gioca a ramversè. Gioca a ramversè. Evita il rimpallo, bravo Erling, sta giocando bravo. veramente bene Shoropo. siamo alla sesta ripresa 25. quindi questa penso che con alle spalle con la tribuna abbiamo il selfie più bello della nostra vita no ma c perché certo. uno non lo troviamo più perché veramente c'era un selfie molto simile datato 2015 se ti ricordi dietro alla tribuna era del Palacup di Milano dell'Idroscalo prima di maggio quarta, se non sbaglio Vediamo Però se realizza diciamo il punto che, Emilio. Eh, bravo, bravo, sì, ha chiuso benissimo sciacca. e Adesso moltiplicando per 4, stavo ragionando, eh, sarebbe abbastanza impietoso il parziale. Eh? Se si girasse adesso, mm. si girerebbe 48. La formula è identica? Eh? Sì, a quella eh, del, che abbiamo sembra... commentato. Sì, sì, sì. sì. Vediamo se realizza anche queste 5 a corcia al parziale. No, passa nel buco. Passa nel buco, sciacca. Eh, qui un po' di disappunto, giustamente per Emilio, perché questa l'aveva giocata davvero molto, molto bene. Inizia la settima ripresa. Giro si risponde. E va a segno il Danese. Sì, molto irregolare. Probabilmente non ha fatto nemmeno un'entrata a vuoto, forse una. Sì, ha avuto anche molte più occasioni di, di Emilio, anche perché se l'è preparata sì. davvero molto bene. E soprattutto, Gianluca, non so se sei d'accordo, le occasioni che eh, per lui poi erano difficili ha giocato un, un attacco difesa più difesa che attacco, sì. e ha precluso infatti una buona entrata al tavolo per, per Emilio. Sì, diciamo che. Eh a dispetto no? di quanto avevamo detto tante volte, che nella carambola, questo l'abbiamo appreso proprio avendo la fortuna di averla già commentata con Marco Zanetti accanto e Roberto Turla, che nella, nella carambola si gioca anche la difesa, si gioca soprattutto la difesa quando le, le carambole sono difficili. Eh. Ed, ed ecco perché tante volte i giocatori forti, anche non facendo il punto, non perdono vantaggio proprio perché lasciano delle posizioni difficilmente attaccabili dall'avversario. Dall Tanto entra bene al tavolo Sciacca che realizza il punto e si mantiene dentro. Vediamo se Emilio saprà costruire una serie per accorciare il divario che adesso è 11-4. Se ripasso no, dietro 5 sponde. No, 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 la... 5 sponde, 5 sponde effettuata benissimo. Quindi 11 a 5 abbiamo ancora due carambole da dover marcare. Per quanto riguarda poi la marcatura del punteggio, si segna quando la serie è terminata. Vedete? Scorrere anche il conto a secondi, nella carambola c'è cioè il tempo limite di 40 secondi a tiro con uh, un time out. A Uno non ne hanno? Mi sembra di sì, sì. Eh, qui per un niente Emilio non fa il suo terzo punto, si conclude a due questa ripresa e si entra nell'ottava ripresa. Io penso, socio, che Emilio stia, stia pensando che la bianca è più piccolina. <ride> detto, me l'hanno rimpicciolita, me l'hanno data più piccola. Quattro sponde intanto per Sholom, perché altro problema, co uno co Come mai una, una. Starà pensando come mai una biglia è incinta e una biglia no. <ride> eh, 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 difficoltà che stavo dicendo, si è concretizzata per Shorup che aveva un problema di posizione del corpo e il problema di non poter prendere più di tanto grossa la palla, se no, si sarebbe levato immediatamente la 2 dopo l'impatto con una sponda. L'ha presa troppo scarsa. Quattro sponda. Il risultato largo. Gioca un plus, probabilmente corta, lunga, lunga. Eh, questa era se la chiude. Bravo, bravo Emilio bravissimo bravo, Emilio. Bravo questo forse è la carambola bravo più bella di oggi no, eh? bravo al tuo socio bravo, no, eh? no. <ride> bravo al eh, tuo socio no bravo socio bravo dammi soddisfazione ah, anche boh. in tubo dai anche questo è un altro plus Gli passa davanti. E quindi termina a 1 la sua ottava ripresa. Entriamo adesso nella nona ripresa, 11-6 il parziale in vantaggio i danesi. Non e evitare il a eh, sì, c'era tanto traffico qua da dover eh, da dover evitare. Entra adesso Emilio Sciacca per la sua nona ripresa. È qui difficile. Sicuramente ricavare le tre. La distanza è abbastanza importante. Deve prendere la biglia bianca finissima. Decide di giocarla di Carré. Giustamente. E la spinge molto bene. Va a segno Emilio. Una buona entrata al tavolo per, per la sua nona ripresa. Piano piano è riuscito ad accorciare un po' il divario, che a un certo punto è stato anche di quasi 10 carambole, era un parziale di 10 a 2. E qui un altro plus per, eh, per Emilio, eh, si porta via la biglia numero 3 con la 2. Mi sembrava viaggiare molto bene, Gianluca, per il punto, questa eh. Sì, questo è un tiro che noi conosciamo abbastanza bene perché è un tiro che giochiamo ai birilli, non proprio in quella posizione che è il traversino di prima a girare di lunga, di corta lunga lunga. Ed effettivamente anche a noi quel rimpallo lì sotto ce lo regala ogni tanto perché non è, non è sempre equilibrabile quella, quella corsa. Vediamo, vediamo anche qua un po' di traffico, vediamo se lo evita. E chiude il punto bravo Shorup. Da qui riesce vediamo, a passargli riesce. davanti sei volte. E eh che bravo, e eh che bravo Erling. Bellissimo anche questa, soprattutto per aver rispettato la biglia numero 3 con la 2, eh, perché era molto facile spostare la 3 con la eh biglia appunto, numero 2. Ottimo eh, controllo. Ti, ti faccio una domanda, Sasso. Eh, bravura, fortuna. Abbiamo possibilità di mandare il replay? Fabian? Perché no, non lo so, c'è cioè, quanto potesse essere ponderabile quella il rispettare così la numero due. E ci vorrebbe un purista qua per, per capirlo. Eccolo qua il replay del nostro Fabian. Cioè, fin qua mi torna. Sì. È questa che non mi torna, Sono... questo è l'ultimo. Sono. Sono quasi d'accordo con te, diciamo se dovessi esprimermi direi più che hai ragione, non, non mi esprimo totalmente perché non sono un purista, però nel frattempo la pausa perché siamo arrivati a metà della prima frazione, quindi noi andiamo in pubblicità. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità, visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. This championship is being played with the new Aramith tournament set. Featuring a unique molecular structure, it guarantees razor-sharp precision and unsurpassed longevity. Unquestionably the best pool ball balls in the world, this set is available in a TV and a value pack version, as well as in the new My Aramith range of ball and cue cases. Now you can bring and play with the best ball set everywhere you go. My Aramith, bringing new dimensions to your billiards experience. Eh, siamo sempre in pausa. Nel frattempo, in questa pausa possiamo anche fare un riepilogo del, del giorno 1 di questa bellissima manifestazione Europea Championship eh, che si svolge qui a Calangianus nel campionato femminile individuale a stecca di 5 brilli. Si guadagnano l'accesso alle semifinali e le stanno giocando proprio in questo momento, eh, dando la sceltezza appunto di un po' di azzurro, Daniela Romiti, Paola Meazzi. E a biondolillo, eh, la quarta invece è una danese, è la danese Carlos Kefoed, eh, che è si è qualificata come migliore seconda nel girone B. Infatti, la campionessa europea in carica delle loro miti chiude al primo posto nel gruppo A, avendo la meglio dell'austriaca Ingler, e della danese Mortensen e della ceca eh, Hureshova poi la Paola Meazza ha vinto invece il girone B, dopo aver perso il primo match con l'Azzurra Agostini eh, per 2-1, ha vinto poi due successivi match, entrambi 2-0, sempre con l'altra austriaca, eh, Ingler, e la, e la danese Coefeld che eh, poi si è classificata al secondo posto e ha preso l'ultimo ticket per la semifinale. Mentre per Netto, per la nostra Lucia Biondolillo, che ha battuto l'austriaca Steinberg e poi anche la francese Emile Bouty quindi si stanno giocando sui tavoli 1 e 2 del palais di Calangianus. la semifinale tra la Biondo Lillo che se la vede eh, contro la danese eh, Kofoed e l'altra semifinale tutta azzurra, quella tra... Ehm, Daniele Aromiti e la Paola eh, Meazzi si sta disputando anche l'altra semifinale di questa manifestazione che vi stiamo commentando del Biathlon che vede impegnati eh, Marco Zanetti e eh, Aniello contro eh, lo volevo dire troppo presto eh, ecco qua contro eh, Wolf Wolfs e Ah, mi sono perso Gianluca, mi sai aiutare? <ride> no, Wolfs hai fatto l'italianizzazione, è Lupi il cognome, però l'abbiamo tradotto di Wolfs. Ecco. <ride> <ride> Wilco Meusen che è l'altra coppia olandese, quindi stanno giocando i nostri portacolori azzurri, Zanetti e Anello contro l'italianizzato li, Lupi e <ride> Wilco. Oh, però ce l'hai fatta di un... Wolf, eh. ma Gianluca l'avevo detto, l'avevo preannunciato. Che l'avrei chiamato per praticità Luffy eh? <ride> sì, sì. e intanto ripreso l'incontro, eh, sta giocando la sua decima ripresa. A Medio Sciacca sette in dieci um, una media discreta, non eccezionale. 1,42 socio. No, 7 7, carambola in No, scusa, 1,40. Scusa, 13 in, in 10. Scusa, ho sbagliato, ho, sbagliato, ah, ho sbagliato. 13 in 10 è un'ottima un media, <ride> media generale 1-4 sarebbe da farci la firma. No, alle 7 in 10 1-3 sotto l'1, eh, sciacca che comunque. No non ha voglia di stare in questa media. e sembra. Uh, comunque essere ritornato o arrivato sui, binari, sui suoi binari di gioco abituali, lui che mi sembra che giochi a una media generale di 1.1, così mi sembra di ricordare. Sì, sì. siamo sull'1.1, o 1.2. Siamo diciamo 1.1 più qualche numerino. Sì, esatto, qui giro. E tra l'altro se facesse questo punto andrebbe esattamente a media 1, eccolo lì. Il terzo no, punto quindi a 10 in 10 riprese. Mentre sta giocando chiaramente a 1 e 3 eh, il, il portacolori danese Shorup. Sì che penso che abbia comunque Erling, eh, giocatore di comprovata esperienza, penso che non sia tanto distante nella sua media generale eh, da quello. Su 1,3, mi sembra ta, ma ci sta che ce l'abbia con la media generale. Giro stretto, giro piccolo per Sciacca e chiude anche questa. Emilio, no, no, no. no, no allora è più no. piccola, allora la bianca è più piccola. Abbiamo deciso <ride> che la bianca è più piccola. <ride> allora, se avresti fatto palla. Eh? a me sembrava un po' larga. Ti dico la verità però mi, sai, mi manca. Eh, ho visto un po' chi, ho visto un po' chi, ora abbiamo, ci, ci manca un po' di storicità del tavolo secondo me tra un, tra un paio di partite lo, lo, la, la potevamo vedere che era larga dobbiamo provare Ma il tavolo anche, strato, anche noi social <ride> e tanto mamma mia stava per fare lo stesso showroom con molta fortuna Qui il problema di Emilio è: no, non, pe non, non penso ci sia problema perché è una sorta di filotto diciamo, con la, con la palla bianca, giro piccolo, fare uno spazio con la bianca, mi sembra di capire. Eccolo qua. Emilio comincia a essere leggermente contrariato perché quando gli passi, è vero che le carambole. Insomma, Zanetti si è abituato a prendere le carambole piene, però almeno un paio il tavolo gliele poteva anche dare. Questo, diciamo, che è un errore abbastanza vistoso. però ce ne sono state un paio veramente dove la, la contraria si è smaterializzata: tra due. Allora ci comunicano ci comunica la nostra Valentina Spada la dottoressa responsabile della nostra comunicazione che interromperemo la diretta e la diretta sarà eh, affidata a RaiPlay quindi tra poco verrà eh, eh, pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook della federazione, la pagina Instagram della federazione, il link per accedere alla diretta di RaiPlay quindi Davvero tra poco saluteremo i nostri amici in diretta li invitiamo se vogliono seguire finire di seguire la partita eh, oggi, chiaramente in questo momento, di dedicarsi poi al, al link di Rai Play. Sì, peraltro diciamo ah. anche agli appassionati del biliardo che Rai Play ha anche un'app eh, fruibile praticamente da tutte le piattaforme, eh, sia eh, Google sia iOS. Eh che funziona anche bene quindi e noi vi daremo nell'arco della giornata siccome ci sarà eh, probabilmente eh, ci potrebbe essere un po' di rimbalzo tra noi e chiaramente RaiPlay vi daremo conto appunto tramite i link di come e quando seguire il grande biliardo. Intanto punto effettuato da Sciacca di 4 sponde, alla tredicesima ripresa cerca di raggiungere, di ricuscire questo piccolo strappo a favore del danese, intanto ne ha fatto, ha fatto un punto a distanza di 3 da Shorup, 14 a 11 il parziale. E qui si prende quasi tutto il tempo a sua disposizione Emilio per ricavare... Vediamo se ci arriva dallo stretto di Carré, Gianluca se ci arriva... Carré, Carré, eh, ma non riesce a guadagnare la sponda corta in seconda battuta, quindi rimane nel centro del tavolo la sua biglia. Doveva costruire praticamente un passaggio a sud ovest, socio. un corta, lunga, lunga... Tiro, siccome ci stanno eh, seguendo anche i giocatori, chiaramente di italiana è un tiro che conoscono. Più con questo nome, diciamo. Intanto, qui sicuramente c'è tanto spazio dietro, credo proprio di sì, e anche qui, vedi, Gianluca ha giocato in difesa. Sì si è okay. badato molto a lasciare le biglie lontane non, non ha giocato veloce per lasciare comunque distanza ha giocato il punto di misura per lasciare questa distanza e questa difficoltà per Emilio quattordicesima ripresa anche per Emilio Sciacca media 1 precisa per Schorup una media leggermente un po' più bassa per Emilio che per adesso ne ha effettuate 13 ed è a 0,84 Adesso vediamo se riesce a migliorare il suo score. Qui effettivamente difficile, ha giocato uno sponda palla forte per poi fare il punto di lunga corta. Lunga lunga. Presa... Sì, lung... sì, dopo la lunga fare il Lunga lunga, lunga, lunga corta. corta. Sì, certo. Ma sappiamo, abbiamo possibilità di sapere secondo te che cosa sta facendo... Il nostro gigro bodacciaio nazionale. Parlo di Marco Zanetti, giusto per sapere a che media sta giocando, Insomma, lo potremmo abbiamo... rinominare Gigrobo d'acciaio, Marco. Adesso vediamo se gli piace. Adesso come lo vediamo martedì, mercoledì è intanto, bellissimo questo punto di Sciorp, questa è una bella manovra di lunga, lunga corta. Eh, abbiamo i parziali Fabian degli altri tavoli. E anche qua Shorup molto più in difesa che in attacco. 18 a 9 per Buon Zanetti, per lui. Mi sembra di aver, di aver letto nel messaggio di servizio. Sì. Eh, poi c'è da dire Gianluca che questa partita sulla carta è molto più equilibrata dell'altra perché eh, eh sì. qua diciamo le le forze in campo nella, nella carambola sono, sono abbastanza tra virgolette simili sicuramente più avvantaggiati poi la nazionale italiana nell'italiana una volta inserito quarta nell'altra semifinale eh, già che parta Zanetti e già che poi ci sia un eh, mostro sacro come anello insomma eh, mo molto più difficile il compito per eh, per la nazionale italiana di Sciacca e quarta se non quello di invece di Zanetti e quarta Zanetti e, sì, e Anello. hai detto hai detto giusto per quanto riguarda l'equilibrio perché secondo me il, il, il divario che c'è all'italiana sia appena più grande non c'è questo divario tra Sciacca e Shorup intanto bello questo grandissimo bellissimo su questo classe di, di show che chiude poi di carre sotto, ehm, però, questa è sicuramente più equilibrata. C'è cioè una partita eh, che a seconda poi di come girerà Carambola, secondo me, vedremo anche un gran bel biliardo a birilli. Mi piace, ecco, sono molto curioso di vedere il setup del tavolo a birilli. Perché non mamma so... Mia, sinceramente... Mamma mia, mamma mia, vediamo se la fai... Mamma bravissima. che bella, 12 replay di questa ci devi mandare Fabian, che bella questa. Cambiamo, questa è la carambola più bella dell'incontro, di spinta, di colpo in testa. Mamma mia, che punto per Shorup, favoloso Shorup. Sì, è vero, diciamo che la ripetizione è un... questa ripetizione che ha fatto fare... Erling intanto qua chiude con uh, tranquillità. Anche quest'altro quest punto è, è più facile se c'è distanza tra le biglie perché chiaramente arriva più sovraccarico di colpi in testa, se sono vicine diventa veramente mostruosa. Però, insomma, ci vuole una bella mano. Eh, penso continui la serie e qua Shorup con una tre veramente grossa nell'angolo. Quindi mi sembra che sia il quarto punto per Shorup, perché non è tanto il fatto del punto che fai, sono poi anche i punti successivi che puoi fare rimanendo, rimanendo in serie. L'importanza di una carambola delle volte non è solo quella carambola lì, è anche quelle che puoi ricavare successivamente. E qui vediamo se riesce a fare anche questa. No, per un niente non riesce a fare questa. Socio, ma ci sono i fantasmi a Calangianus. <ride> questo sembra, e... eh, sembra ci sia passato. Infatti. Questo sembra ci sia passato davvero sopra. Comunque chiude a 4 la sua sedicesima ripresa a Shorup. E qui davvero un chiodo per, eh, per Sciacca che deve tirare fuori tutto il suo talento per fare questo punto. Eh, eh qui. Forse non bastava neanche quello, adesso non so se ci potevano essere delle soluzioni di sponda, ma questa era... Come, di... come ha detto lascio. Marco in diretta, che quando diciamo del chiodo, se ti ricordi adesso, no, no, questo fa proprio schifo, <ride> ti ricordi quando <ride> lo disse, <ride> non è neanche un chiodo. Fa... E qui deve cercare di rispettare la, la 3. Deve evitare questo rimpallo e non evita questo rimpallo. Mi sembrava già difficile prenderla così scarsa questa palla. Qua è riuscita a muoverla pochissimo col taglio addosso. E hanno comunque hanno delle prese di palla che, anche, chiaramente, hanno anche le stecche per poterle prendere. Eh, perché eh, hanno certo. proprio delle stecche che lavorano nella direzionalità dell'effetto in modo con completamente diverso dal nostro ti stavo dicendo prima eh, Nico non so se il, se il setup dei tavoli se sulla fonda è eh, un setup da crambola quindi se c'è lo stesso panno del piano di scorrimento o se c'è la 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 sfonda pelosa via, noi. Eh, molta, per l'italiana c'è grande differenza eh. Sì, siccome sì, lo sarebbe per, per la carambola. Eh, chiaramente, questo non, sì, sì, non certo. siamo, diciamo, non siamo sul campo, quindi non, non lo possiamo sicuramente giudicare. Magari lo possiamo capire alla terza o alla quarta partita, ma sicuramente dobbiamo vedere giocare all'italiana. Per, <ride> per, sì, sì, sì. per poter dire sì, la nostra qualche tiro di sponda, soprattutto all'italiana. E qui D plus. plus. E qui passa proprio nel buco. Doveva prendere prima la gialla come due, non è, invece. Non penso... era comodo. Mm. Comodo invece a questo giro piccolo per Sciacca. E questa è una bella occasione. No, comodo perché ho visto i tutorial di di Roberto Turla <ride> e quindi ci sono alcune posizioni e qui la, qui la combina grossa Shaq eh, perché a certo, questa certo. distanza il punto si deve necessariamente fare eh? con questa distanza e questa comodità questo punto non lo doveva lasciare sul tavolo ma ce l'aveva anche bello come forma di, di piazzamento sì, sì, lasciare poi due bili al centro eh, e quindi poi giocare una serie di, 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 giri, di giri piccoli successivamente. Tanto le cinque sponde, vediamo per, se Sciorp va a segno. Eh, direi proprio di sì. Anche pieno va a segno e fa quello che aveva cercato di fare, appunto di misura sciacca. Sì, e di più comunque un buon piazzamento per uh, qui. Le ha buone eh, tutte e due come biglia numero 2. Vediamo su quale si indirizza. Decide per uh, la gialla, no, io vedo più facile la rossa, però ripeto, non gioca a carambola. Quindi probabilmente ci sono. Va di 4. 4 sponde, si è vita... Sì, si è abbastanza grande. La, la rossa come arrivo. Vediamo eh? se è... non sviluppa troppo taglio. E va a segno bravissimo. Shorup. Ottima lettura per evitare il rimpallo. Dopo l'impatto della 2 con la prima sponda lunga. e va a segna ancora Shorup terzo punto consecutivo tra l'altro credo già che non c'è il colpo di recupero eh? cioè quando chi arriva prima a 25 si stoppa okay. sia almeno ho visto ieri la partita di Marco che ha chiuso che ha chiuso con 12 partendo da 13 <ride> Bueno, Vuoi non fare, aveva la biglia bianca, e quindi chiusa lì. <ride> non aveva Un giocato. Diciamo, sì, sì, diciamo, non aveva fatto delle grandi serie, massimo una o due. Infatti, ero abbastanza stupito. Eh, e poi dopo quando è arrivata a 13 ne ha fatte 12 di fila giusto Marco perché magari ha notato una mia sorpresa, insomma, quindi ha voluto ha voluto stampare sì, sì, questa serie da 12, sì. Chiude con serie da 4 abituati. la la 19esima ripresa, incomincia la 19esima ripresa anche Shaq. Lunga lunga corta Eh, non evita il rimpallo c'era eh, questo rimpallo questo non ce lo non lo vedevo per me era una raddrizzata delle nostre comunque se ci pensi ha un senso il fatto di non far entrare poi l'altro a chiudere Gianluca perché fondamentalmente cioè o la rimetti a sicuramente poi la rimetti al punto nel punto di recupero però poi dopo te chiudi fai chiudere eh, al, a chi batte con la bianca obbligatoriamente senza avere, avere la garanzia di vincere capito? Cioè, eh, tu ah, dici rimanendo io ne potevo fare altre 5, 5, capito? E, e, e la partita prosegue non finisce qui capito? la partita prosegue con certo. un'altra specialità quindi effettivamente ha un senso non fa ribattere quello con la biglia gialla e qui Shorup fallisce il primo set point di un, di un nulla e oddio 50 punti se, se finisse così sono 50, 50 punti di vantaggio dove Ci vuole un super quarto, eh, Con Christoffers. eh sì. Andiamo È tanto Emilio... bellissima questa, bravo Emilio! Bravissimo, Emilio! Perfetta questa qui. Continua la serie sulla usando la rossa come due. Ancora una volta delle tre sponde. E ancora segno, quindi due punti consecutivi per Sciacca, abbiamo, abbiamo: se usa la, la rossa la bianca, è un po' in Siberia. Come mm. distante da, da entrambe le sponde: bersaglio piccolo. Vediamo come, subito di tre, bersaglio piccolo abbiamo detto, e l'ha fatta, bravo Emilio, che va ad accorciare il divario, importante. Quindi siamo a tre, mi sembra, Gianluca, sì. Sì, terzo punto di serie, serie che può proseguire per il portacolori azzurro. Sicuramente migliore adesso la posizione della Bianca, come tre. È migliore. Va a prendersi anche questa in pieno. Ti è preso anche il filotto, Gianluca. Disfaccio, sì, eh, il visto, visto bellino. Eh. Intanto alle spalle vediamo un'inquadratura per gli azzurri, Marco Zanetti e Michelangelo Agnello. No, solo Agnello. Zanetti è al tiro probabilmente. Peccato. Peccato. E ma chiude questo... a 4. Chiude a 4 la sua ventesima ripresa, quindi match ball per showroom è tutt'altro che semplice però eh? è un una sorta che di spazio di traversino di traversino però eh, non so se riesce oppure sta puntando qualcosa davanti fa tutte le luci No, no, lunghe, la, lunghe. il dirai un po'. Eh sì, sì. Eh, sì questo sì, è la difesa che attacca. Attacco. Sì, anche perché con la palla attaccata, prendere quella finezza per, far, per portare la 1 verso, verso il pallino, verso la rossa, difficile. E qui Sciacca la possibilità di accorciare ulteriormente il divario con il danese. Qui traversino per Sciacca, vediamo se ricava il punto dopo le tre sponde. Credo proprio di sì. Più che Perché altro ho miglia. visto... Ho visto l'atteggiamento diciamo, corporeo di Emilio, quindi era molto sereno mentre la, la biglia gialla stava arrivando alla biglia rossa. Non l'aspettava con ansia, diciamo così. No, no, no. Questo è sicuramente più difficile, tante lunghe, sì. una, due. 3, vediamo se le fa da dietro dopo la corta. Non ci riesce, quindi termina a 1 la ventunesima ripresa per, per Sciacca. Ventiduesima ripresa per, per Shorup che va al suo terzo set point. Sì, questo mi sembra di percepire. No, lo vedevo forse più nitido. Invece... Perché gioca un plus, no? Giocherà un plus. Eh, io... E eh, a quello che pensavo. Però... No, invece va di 3. Va di 3 eh. sulla gialla a prenderla di sopra. Eh, per un niente non chiude, pesa troppo scarsa. Quindi rimane ancora in partita sciacca un'altra opportunità anche se tutt'altro che semplice questa per il campione siciliano que questo è allora, il plus dalla plus, parte destra dalla parte sinistra e... quindi una zia praticamente no e eh, fabian per cortesia se... ecco esatto dall'alto perché la... questa la lunga non ci offre grandi spunti. Questo e la chiude bene bravo, bravo Emilio. Bravo Emilio. Ecco. Questa roba tua. non ne ho idea. Pa passo <ride> anch'io. <ride> No, l'unica allora, cosa che mi viene in mente è corta lunga. Corta. Se a sì, ah, sarebbe la, la candela, la, la, la candela. È quella che è per noi la cavata, una sorta di cavata, no, ma no, allora sulla rossa. Quindi, no, un giro piccolo. Ha giocato. Guarda, che bravo! No, bravo Emilio. Bravo, bravo Emilio! Un Po' di campanile eh, per l'Italia, dai. No, comunque, al di là del Campanile, insomma, questo era davvero difficile, è stato proprio bravo, bravo. Sì. Due punti di serie per, per Emilio che accorcia fino a 18, nella ventiduesima ripresa, sì. Eh, insomma, rende, rende l'italiana anche più divertente, se vuoi. Sì, tanto eh, soli italiana, cioè, Agnello sta già giocando perché lo vedo inquadrato alle spalle dell'arbitro Azzena, e ancora a segno Emilio va a 19, eh, si riducono a 20 punti di vantaggio per il danese, eh, dovesse finire così 24 se dovesse uscire subito dopo. Subito dopo. Shorup però è ancora in serie Emilio eh? e anche qui una buona opportunità con questa tre sponde con uscita praticamente vicino all'angolo per, per sì. prendersi il punto con la 3 direzione 20, abbondante al 25 questa palla e va Aspetta. a segno quarto punto e quindi si porta a 20 sciacca Questa è una candela lunga. Il problema è Se rispetta la mia... Aspetta, aspetta, aspetta. aspetta, <ride> Va a segno, Sciacca. Quinto punto. Alla fine Si lascia in fondo. Si lascia in fondo la sua miglior serie eh, da 5. E fin quando si è dentro... Sì, diciamo 4, barba... 4 più 1 col barbatru. Sì. E qui si conclude a 5 la serie, la ventiduesima ripresa per, per Sciacca che mette un po' tutto in ordine. 4 per che è parziale, 4, adesso è 24-21, sì sì. Anche dovesse chiudere così si partirebbe da 184, però non è una chiusura scontata. Anzi, tutt'altro, perché non ne ho la più pallida idea, socio. Ma è difficile. Questa. Eh ah, gioca. questo è ah, una palla sulla rossa. Eh, eh, esatto. No, 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 ha giocato lo sponda palla interno sulla rossa e poi fare la carambola di due. Insomma, una robetta no, certo. non semplicissima o Se No, c'era eh. la fucilata sulla gialla alla Cosci, a fare lo sfascio eh, alla sì. gialla e fare dall'altra parte il, il lunga lungacore. Era, era un po' troppo bassa forse per questa soluzione. Ma Cosci ce la potrebbe regalare anche così. <ride> tanto Emilia a giocare questa 3 che sembra leggermente sullo stretto vediamo se si allarga peccato qua poteva girare poteva addirittura andargli addosso eh? questa più da, da annoverare come, come occasione persa 24esima ripresa il danese vediamo come dove passerà con la 2 eh, troppo stretto sembrava se ci voleva una palla più grossa per generare un trasplante di calcio più largo Per generare un 3 sponde di, di calcio, perché siamo abituati a farli di calcio insomma noi. Per generare un trasponde più corretto, prendendo la scarsa, l'ha fatto stretto. Qui non c'è problema di rimpallo? Sì. No, no, dalla grossa, guarda. dalla grossa. E bravo, bravo Emilio. Bravo. Eh, questi sviluppi dalla grossa sono più difficili da vedere finché sono smezzate si vedono bene quando giocano sfruttando così lo sviluppo dell'effetto, effettivamente è, è più difficile almeno per me leggere, sì. Dalla grossa chiaramente eviti il rimpallo, sei fuori dalla mezza palla, che è la, 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 la porzione che lo regala più spesso, però la grossa è più difficile da leggere come, come sviluppo per quanto mi riguarda abbastanza naturale con un po' di Lugia. shock e va a segno shock si mette a 23 eh? sì. 23 in 24 riprese praticamente sta arrivando anche lui a media 1 Alla fine, Gianluca, sostanzialmente sarà una partita praticamente alla pari, eh? Questa, la frazione ai 100. Sì, punti. È, una è una delle poche che, eh, nella, vers nella versione mondiale del Biathlon, che abbiamo, la prima che abbiamo commentato, non abbiamo mai visto una partita equilibrata all'italiana. Quindi, quando c'era di mezzo come abbiamo detto, Ufo Robò, <ride> <quello> <ride> insomma, Marco. E, e quindi, è bello anche vedere la, la, la partita le due frazioni equilibrate ha chiesto l'extra time mi sciacca e qui di shock il va colpo. a cercarsi la lunga eh, eh questa l'abbiamo visto tante problema. volte prendere questo rimpallo mm. però ancora una volta Ah, batte la bianca. Sì, questa è più fattibile per Shorup. Per chiudere. Effettivamente alla sua quinta opportunità. Eh. Di 4 però. No, gioca all'interno. No, di 3 Di tre, di 3 o di 5 Già Duca. Sì, sì. sì. Eh, mi sa che va ah, nel vuoto. Questa eh. mi sembra stretta, però. Vediamo se cede. Ah, no, no chiude, eh, chiude. Chiude chiude esattamente in, con uno di media 25 punti 25 riprese invece sciacca molto vicino alla media 1 quindi ha fatto 23 punti in 24 riprese perché lui ne ha giocate 24 quindi eh, uno uno 0,96 quindi per, per Sciacca. Noi andiamo in pubblicità in attesa che il tavolo venga preparato per la frazione all'italiana. Nasce tutto dalla materia, un apparente mondo di possibilità visto da pochi, per pochi. Quando qualcuno entra in quel mondo, con la mente e il cuore, si chiama artigiano. La materia iniziale diventa così un capolavoro di forza, resistenza, equilibrio. Non chiamatelo gioco. Il futuro del campione è scritto solo se fatto su misura. Ed eccoci, ritornati sul tavolo, il signor Francesco Elettorale ripristina, sta ripristinando il setup del tavolo ai 5 birilli. Tutto è pronto. Il cannibale va a dare una carezzata al panno del, del biliardo. Andrea Quarta alla ricerca di uno dei titoli che non ha, uno dei pochi. Probabilmente Anche perché solo. non l'hanno giocato tante volte. Non l'hanno giocato tante volte. Alla fine eh, credo che questo sia ufficialmente sotto l'egida della Sheb il primo titolo Gianluca, perché quello che abbiamo visto poi a settembre era un torneo internazionale, non era eh, sotto... La città della, della Sheb Quindi diciamo l'abbiamo nominato per lustro per quello che vuoi, campionato del mondo, ma di fatto non è, non è un titolo mondiale quello che hanno acquisito Marco Zanetti e eh, Michelangelo Agnello. Questo è un titolo europeo, quindi che giustamente quarta, che in questi 42 anni di vita non ha vinto quasi niente. dici vabbè. Mettiamoci anche questo, diciamo che ci prova a togliersi sì, questa ennesima sì. soddisfazione del Cannibale. Ma a me, sinceramente, quello che incuriosisce è vedere quando chi sarà, sperando di avere il tempo di vederlo, eh, chi sarà a vincere più di quanto ha vinto Andrea Quarta. Una volta l'ostacolo era, cioè l'obiettivo, l'asticella era quella di Gustavo Zito, no? quattro titoli del mondo, eccetera eccetera, però Quarta poi ha vinto obiettivamente di più, vero che Zito poi è da tanti anni non più in attività. Però io penso, adesso mi viene difficile anche da pensare che ci possa essere mh, qualcuno che possa vincere più di quanto ha vinto Andrea Quarta. Ma senti, io spero di vederlo più che altro per essere longevo. <ride> Bravo, eh, esatto. No. Infatti, eh? Io ho, anti ho anticipato, so se ci arriverò. Quindi, speriamo. Chiaramente in buona salute e magari commentandolo. Anche. Sì, bello. Non... Che bello. <ride> Invece di darci la pacca sulla spalla ci scambieremo le dentiere, socio. però quello lì è un dettaglio. Comunque Christoffersen ha, ha già fatto vedere, proprio anche dal tiro con cui si è presentato, come il miglioramento eh, del biliardo a livello europeo, lui ne è sicuramente uno dei migliori esponenti. Eh, si sta vedendo in modo tangibile no? quell'uscita dei due a modi tre sul pelo di palla, la forza giusta, è perché si è studiato. Dobbiamo fare i complimenti a, a chi ha diciamo, trasmesso il biliardo, no? la nostra specialità a Casper Christoffers. Parliamo di Luca Garavaglia. Impegnatissimo nel uh, proprio nel diffondere la nostra disciplina in campo europeo. Aiuto. E intanto qui. Quanta... un po' di paura per Andrea. Eh? Eh, sì. comunque c'è da dire che per Casper le basi su cui lavorare erano ottime, eh? perché lui è un giocatore sì. che, che nasce dal pool, quindi eh, non era un. Eh, un giocatore, diciamo, neofita del biliardo. Era neofita dei 5 birilli, <ride> chiaramente. Però le basi su cui lavorare, diciamo, c'erano. Eh? Sì, sì, sì beh, quello, sicuramente. Eh, il primo, tra l'altro, a dirlo, questo è proprio, è proprio Luca, eh? Insomma, non è che non si può arrivare a determinati miglioramenti partendo proprio dal. Da, da niente o dallo zero, ma poi lo vedi i miglioramenti. Le vedi da queste cose qua. Questo è un traversino di una qualità eccezionale come forza, come gestione della battente, gestione delle distribuzioni. Vuol dire che di fatto stai praticando la specialità. Questo non lo no, invento. di mm. due sponde. Uh... Cercare di spingere la Bianca verso il basso oppure prendere proprio la porzione a birilli e scivolare in buca con la sua in basso a sinistra. Quarta prende una sorta di via di mezzo che però non è, non è così attaccabile. Di traversino, da, da dal danese può giocare. Questo traversino, e andare avanti, complicato. Anche questo, non scontato. Soprattutto, la barca. Spon. È complicata la battente. Mamma che paura, e eh, mamma che eh, cosa ha fatto Christoffers? Che bravo, però, che bravo! Capolavoro! La non forza. si beveva ancora di due con questa forza! Esatto! Solo con questa forza non si beveva, eh, perfetto! È andato a prendersi quello spicchio di sponda lunga. Questo era complicato parecchio, socio. Eh? Al limite della rinuncia giocandolo di calcio, eh? eh sì. E qua, Andrea deve alzare, secondo me, moltissimo le antenne dell'attenzione. Perché adesso, per adesso queste... Quarta non ha battuto niente. Eh. Sì, tutto quello che ha visto erano, era roba veramente indegna, diciamo così. Giro ad andare avanti per Christoffersen. Ancora segno il danese, ancora con una qualità impressionante, 10 punti. Mamma mia. Quindi la serie di 6 di traversino, 10 del traversino successivo e 10 su questo giro. 26 punti negli ultimi 3 tiri per Christoffersen. Oggi si potrebbe dire Casper anche meno. La risposta di Andrea Quarta non si scompone andrea e tra l'altro ha giocato quattro tiri e il primo tiro che ha giocato una bellissima uscita dopo l'acchito di quarta eh? quindi per adesso un inizio fantastico del danese sì, sì, 126-104. ci ha dato proprio là per parlare del, del miglioramento dei danesi è proprio il primo tiro cioè l'uscita Dallachito di Andrea, la ruffa anche per Christoffersen. Eh, sta sulla, sul pelo della palla. Che qualità? È un'altra un bella uccita. Mm. Sì. Eh, fa piacere comunque vedere giocare a livello europeo così bene. Eh. Fa piacere perché vuol dire che, che ci può essere continuità, no? che davvero possiamo uscire, andare in Europa, cioè che si può avere competitività anche fuori dal, dal, dai confini, al di fuori del Panamericano ma anche in Europa. Sono molto curioso di vedere giocare eh, giocatori anche delle altre nazioni, dal vivo poi tra l'altro. Bricolla per Stoffers Guarda un po' Però questo non sbaglia proprio mai socio. <ride> Questo non sta sbagliando Veramente, <ride> veramente mai eh? per dire. Adesso specialità della casa Per quarta, al volo di due veloce ma era difficile questa da far partire. La battente si bene, visto come si è rallentata sul biliardo nuovo. Ottima la forza, assolutamente nota di merito. E qua credo andrà di calcio. Eh. Sì, andata a vedersela. Sta vedendo una direttrice che arriva dall'angolo, quindi vedrete che toccherà di leggero buono. Leggero effetto sulla sinistra. Proprio per creare dopo l'impatto con la lunga una diagonale di buca a buca. Vediamo dall'alto Fabian. Per cortesia. Eccolo lì. Il leggero effetto. Crea in questa posizione proprio la diagonale di palla piena buca a buca. E qui diciamo. È un po' abbondante, che... forse. Massima, un piccolo errore di conoscenza, dai, eh, perché se no se le sanno proprio tutte diventa un problemone. Eh. Eh, però Andrea, questa eh, la... però non l'ha un po' tirata nel mucchio, eh. Eh, tra l'altro, solo 4 per guarda... quarta e lascia questo giro. No, no. Vediamola dalla frontale. Sai che è bello anche lo striscio qua, sul nuovo, Socio. Con quel pallino lì. Sì, effettivamente sì, vedendola dalla frontale. Ah, bisogna vedere se lo conosce Casper, però questo è bello, eh. Gioca a giro, ha giocato anche molto bene, però quanto era bello quel... Quello striscia anche perché fai una difesa a vista. Se gli dai la forza della corta, schiacci la tua sulla lunga, gli lasci una roba che al massimo è uno spondebiglia da ricavare. Andrea? Ora sai, qua in questa situazione Gianluca secondo me è andato un po' nella sua zona comfort. Eh, perché è un giocatore che batte molto bene i giri ha la mano sul panno, le biglie abbastanza vicine, quindi ha deciso per il giro, ne ha giocato uno prima di andare avanti, ha fatto 10, quindi giustamente ha pensato eh, in un tiro che sicuramente ha praticato molte, molte volte di più rispetto allo striscio. Sono assolutamente d'accordo con te, anche perché giustamente, come hai detto alla fine del tuo intervento, bisogna praticarlo. Non lo inventi, quello striscio lì di mezzo colpo, non è difficile. Ma mi ripeto, va praticato. Non è che lo tiri la prima volta, ci può anche stare, però, se ci pensi è una palla piena, quasi uno scambio palla, è una forza mm, abbastanza naturale. Viene usato anche poco anche dagli italiani. Mm, bisognerebbe usarlo di più, secondo me, in fase di attacco difesa, intanto al volo si prende tre birilli. Eh, vediamo qua adesso eh, cominciamo a vedere stanza. come va il biliardo eh. tanto solo allora, due dritto punti va per dritto. quarta non mi sembra abbia tutto questo gran rientro, ma mi sembra rispetto a quello che abbiamo visto eh, quest'anno all'inizio della stagione a Calangianus. Mh, diciamo un biliardo a vederlo così molto più giocabile all'italiana. Diciamo che a settembre all'italiana non era tutto questo gran giocabile. Abbiamo visto non cose eccezionali, ma mi sembra che si possa giocare anche parecchio bene. realizza un pallino da tre Christoffersen sul pieno dell'avversaria quarta vediamo dall'alto come la, strett la stretta passare grande qualità mm. di steccata per Andrea eh, troppa qualità eh Lì la paura di non rientrare c'è, quindi la, la, la sforzi perché come non ti rientra prendi il rimpallo in seconda e quindi gli dai, gli dai un po' più di, di gas, come dici tu, Sorcia. Gli dai tutto quello che gli puoi dare. Esatto. Questo pallino allargo fa comodo. Eh, eh sì sia per difesa che per attacco lui ci ha tirato non avrei sinceramente tirato questa forza avrei giocato ad andare in fondo con la bianca perché potevi prendere il pallino e andare dentro e se passavi dal pallino facevi steola perché la tua si mette al 25 ecco qui proprio un angolo di cui è specialista Andrea Quarta peraltro ecco qui, meno male, ripeto che si vede un po' di inesperienza Sì, qui giustamente si è, si è concentrato su quello che sa fare meglio, quindi la porzione di biglia, perché come abbiamo detto eh, sì. è un giocatore che viene dal pool e quindi il punto biglia, sicuramente non gli manca il tipo di steccata vritta come un rigida, fuso eh, esatto non gli manca e quindi si è concentrato sulla cosa che sa fare meglio Tanto si guadagna 32 punti di vantaggio eh, Christoffersen, quindi la coppia danese conduce di 32 punti, si arriva ai 200 punti, quindi... Giro di scambio per Christoffersen, non evita il rimpallo. In pallo che si prende prendendo la scarsa stima soprattutto se non ti parte la forza in quel tiro che non arriva alla necessaria quantità di poi guarda visibilmente contratta comunque la, la steccata di Andrea Eh sì, qua una buona steccata perché era questa la steccata un po' contenuta per agevolare questo incrocio, però fin troppo, ne realizza solo 4 anche se trova una buona difesa, ma le occasioni che sta avendo quarta effettivamente incomincia, cominciano ad essere troppe quelle che non riesce a sfruttare da un punto da, di marcatura. Sì, qua l'unica cosa che mi viene in mente è che non fosse proprio sicuro di vederla bene, quindi l'ha indurita eh, per chiuderla un po' di trattamento. Però mi sembra che sia mosso, peraltro, strano per Andrea. Perché aveva anche un 4 accompagnato da una steola. No. O 3 sono, o 4. Fatto, Siamo eh. al limite, 4, o 4. 4, 4. Tra l'altro abbiamo i finalisti perché vedo che sul biliardo dove giocavano Zanetti e... E agnello, non c'è più nessuno. Quindi mi viene da pensare che i primi finalisti li abbiamo. E qua quarta non cioè, realizza il pallino a 4, e forse, e forse fa anche un affare. Realizza 4 punti: 154, 130, e candela per Christoffersen Candela dici, eh, socio? Ma, mi sembra ci sia lo spazio, anche se la deve giocare di leggero effetto. Però siamo un po' al limite, potrebbe andarci anche al volo, sicuramente. No, ma al volo, volo c'è tanto pericolo di rimpaldo. Se la prendi di passaggio rimpaldi, secondo me. Oddio, però è un biliardo nuovo. Ci sta che si rallenti un po'. eh, La battente, la scelta la farei sulla, sulla parte di volo. Perché è abbastanza quadrata. Mamma mia, ah, mamma è... mia, Christoffetsen, mamma mia, fa anche questa. No, ma poi con che perizia di steccata <ride> di forza, <ride> cioè, non la... passaggio a 4. Per... Attenzione! Ha buttato giù il, il birillo. birillo. Ha buttato giù il birillo. Biglia libera 164-130 e biglia libera per il Danese. Attenzione! Sceglie per l'Achito. Subito Christoffersen. Guarda, non voglio dire che sia un potenziale, un virtuale match point, Mezzo. ma poco ci sono... Eh, allora abbiamo pensato la stessa cosa, Socio. Tu non lo vuoi dire, ma l'abbiamo pensato in due. Fondamentale questo tiro per l'economia di tutta questa semifinale. E va a segno eh, Christoffersen con 8 punti. Vediamo se vengono anche i 3 del pallino in totale. Sono 11 per il danese, 175-130. E qui adesso ci vuole un super cannibale per, per ricucire questo strappo. Eh, perché si porta a meno 25 dalla finalissima. Lì, la, la, la squadra italiana, invece, mancano 70 punti e quarta, non sembra. Del, Dell'umore di, di poter pensare di, di per adesso di fare questa importante rimonta No, ma proprio anche nella gestualità, nella mimica corporea, proprio sembra proprio spento, Andrea. In questo momento, Nico. Secondo te assegnagli assegna una categoria italiana a Christofferson Dove lo metti? A vederlo. Così bella questa, eh? a vedere questa partita Gianluca lo metto no, non ti dico nell'Olimpo ma come direi nazionali, ma nazionali. Eh, e come, e come altro, fare una media di quelli eh, forti sì master di quelli che se partecipano a tutto il circuito eh, parecchie batterie se le porta a casa forse anche più di, di, di qualche parecchia anche questa gestualità su questo gancio è meravigliosa, proprio una steccata rigida per, per venirci dall'arco e chiudere la traiettoria, insomma. O, oggi da nazionale, abbondante. Va, oh, assolutamente. E che bello, immaginati una volta dove sei andato, oh, ho fatto un torneo internazionale, ah sì, con chi hai giocato? Con un danese che fa, come è andata? Ne ho fatti i mezzi. Ah, con eh, Casper sì. così guarda, guarda che ne possono fare mezzi in tanti. Eh? Sì, poi una domanda che andrebbe rivolta a chi lo ha visto più volte. Sicuramente Luca ci potrebbe, ci potrebbe aiutare su questa, su questa considerazione. Sì, ma vedi, sono esecuzioni. Eh, cioè, sto vedendo, lascia stare le realizzazioni. Sta prendendo tutti i pieni, va bene, ok. Però è nel concetto, nel concetto di forza eh, di come cerca una diagonale. Di come, cioè non è, è venuto il tiro secondo il libretto, eh, c'è proprio uno sviluppo di, 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 di gioco, di forza, di concezione di steccata. Ecco perché ti ho fatto la domanda della categoria. Sì, no, sicuramente da, da master in su. Eh. Qui vediamo dall'alto la strada del giro è impegnata dal, dal pallino, almeno per il giro da birilli pieni ma anche dagli stretti, però la, ci sarebbe la possibilità di battere il girone a spostarsi leggermente verso il 35 e dare la forza alla gialla proprio della sponda corta appena dietro al pallino. quindi ha voluto giocare Questa, due eh, esatto, eh. esatto. Eh, con Questa 49 punti di vantaggio ce ne gioca una mm. anche perché il pallino ti, ti protegge anche sullo stretto quindi per, e, e quindi ti dà la possibilità di muoverti poco con la battente vediamo se riesce a mordere Andrea e qui qua, fa, eh, quarta qui fa viene una fuori cosa la, eccezionale la quarta se mantiene la traiettoria la viglia bianca abbastanza tanto da rimanere dentro e qui diciamo È se deve dici, costruire dici. un palazzo qui ha preso il primo matto, ha messo il primo mattone eh? grande qualità di steccata a tutto bigliardo per uh, il campione Salentino campione del mondo poi e Vedi la, la prima sbavatura del danese, perché fondamentalmente è stata la prima sbavatura, quarta almeno ha avuto la forza di stargli subito addosso, eh, ricavare un capolavoro da 10. Eh, pensa se avesse, appunto come hai, come hai detto bene tu, consigliato bene tu, il fatto di conservare la sua biglia in centro del tavolo, nella buca di mezzo e fare il girone, eh, magari avrebbe fatto 4, avrebbe lasciato un tiro complicato a quarta. Quindi ha fatto questa sbavatura, ha lasciato questo tiro tutto biliardo e quarta gli ha fatto subito 10. Quindi deve stare sicuramente attento al danese perché quarta dopo questo tiro ci ha dato la prova che almeno c'è. sì, sì, assolutamente. E questo è un qui. errore. Sull'interno della biglia regala due punti a quarta. Bricolla. Buon per il Andrea. danese che poi. Buon per il danese che poi il gioco si svilupperà intorno al Castello. È sicuramente un vantaggio per chi è avanti. Deve mettere dentro di misurissima. Quarta non ci riesce. Realizza quattro punti. Quel pallino potrebbe aiutarlo sul difendere sul tre sponde di calcio, sul largo. C'è in pieno sul tresponde. Ha in pieno sul tresponde quel pallino. Eh, credo di sì. Anche se non eh sì, abbiamo una visuale da sotto i Birilli. Per... Sì, vediamo dall'alto, qualche... eh, da, da lì il 3 di calcio deve battere nel 22, 23, 21. A seconda di cosa fa il biliardo, non so dove voglia passare. qua a Casper, sinceramente, eh, se la prende la graffia stretta, eh, suona un bel cuore se la devi tirare d'iniziativa. Io non eh. so dove volesse passare, ma. <ride> E guarda ti dirò, forse è meglio così perché secondo me se fosse passato all'interno del pallino sarebbe andato dentro Era la sua. Eh sì. Se fosse Tanto passato mi ci sarebbero Si scusami, mi si sarebbero Stato Per la biglia sul posto. Eh, per giocare il giro a andare dietro al pallino e la sua in buca d'angolo. Qui è fondamentale il termine corsa della bianca, vediamo se ci va di fianco oppure se gli va davanti. 9 punti per quarta che si mette a meno 20. Qui è questo gancio molto simile a quello che ha giocato prima, eh? con un arrivo sul pallino anche sul largo. Ma qua la chiave di questo gancio è la forza non deve essere timido di forza sì, sì. se no si fa un disastro eh ma è la stessa forza che ha dato a quello precedente quello eh. di prima sì, sì. sì. Eh, però, ah, ma vede la lunga Nico. allora non c'è eh ma io tirerei la corta se vedessi la corta forse non vede la corta dici eh eh cioè no, non ha nessun senso andare sulla lunga se si vede la corta qua eh io senza effetto rimani attaccato a fare il cambio. Palla. Rimani... Eh sì, ma anche, anche se vedi la volta, rimani attaccato. Sì. No, avrei giocato il gancio. Sì. Cioè, doveva essere troppo più nitida. Importante un altro? per Andrea. Opportunità per quarta e va a segno, Andrea combattendo il rosso 6 punti. Per quarta si mette a meno 14, diciamo non il miglior quarta, però Andrea ha questa forza. Che come gliene sbagli due dietro? Sembra che cambi, che cambi proprio software. <ride> metta, ne metta proprio dentro un'altra, una forza incredibile. sta valutando le tre casper Sì. Mm. Qui a, a parte inverse quanto avrebbe tirato tra... lo sponda palla forte. Eh certo. eccessivamente stretta. Sì, no, comunque le sponde sono. L'ho detto alla, Non me ne sono accorto. L'ho detto alla Toscana. Ho detto questa non si piglia. Eh, <ride> come ti sento? Socio? In Mi... condizioni sulle, comunque le sponde sono lisce. Vediamo se. Hai visto proprio come hanno scherzo? Travezzino, ha più passato il pallino da 4. Il pallino da 4 lo lascia lì. Eh qua guarda, Andrea pensavo tirasse il paso doble. Ti dico la verità. No, Questo eh? questa non mi è piaci C ha piaciuto sia il paso doble che sol giocarne soltanto una dietro al tre. Qui non, non è riuscito a piacermi. Vuole andargli addosso sicuramente, perché dice: Vabbè, una volta che gli sono. Però non è un giocatore Christoffersen che se gli vai addosso, mh, dici l'ho preso e sono sicuro che adesso lo lascio lì. Non lo so, qui non è riuscito a piacermi, Andrea. Anche si perché è sul per regolare, ha una di qualità di steccata. Realizza solo due Christoffelsen. È buon per noi che ha un po' piegato. Sta palla, alla fine. Però veramente, veramente reitero i complimenti a Kristoffersen perché gioca un gran bel biliardo, questo ragazzo. Ragazzi, sicuramente più ragazzo di me. Ma... Bravo. Quarta, in Quarta Grande personalità in questa uscita per il Cannibale. Grande conoscenza. E qui sono curioso della scelta. Perché qui è, può essere messo in dubbio anche l'accosto. Guarda dov'è il pallino. Eh, con quel pallino lì, sì. Però tirarci è rischiosissimo. È quello tirarci viene via solo di colpo sotto mh, e, e, e può anche non bastare. Questa è proprio brutta. Arriva. Sai che bella questa d'accosto? No, è bella arriva. domani. Pensavo cioè. arrivasse. Guarda. No, Pensavo no che ah, arrivasse. te l'ho detto subito. Te l'ho detto subito quando ti ho detto arriva. Si vedeva che era partita decisamente corso, corta. E questa è la palla del. La palla chiave di questo, eh, di questo match. Vediamo se Andrea tirerà l'acchito proprio regolare o se giocherà una fila di prima per arrivare anche a pallino da tre. Abbiamo visto che il biliardo la dà abbastanza volentieri. Ora se si mette Sembra volerla battere normale. No, non gioca a tre, Dani. Mm. No, no, Dani non può arrivare. Mm. No, solo oi, quattro oi, oi, per il quarto. Eh, solo quattro e nemmeno tanto belli. Però è lì adesso il Cannibale. Eh? Sì. Caruffa. Ma non deve essere tranquillo. Per ciò che abbiamo detto prima non è un giocatore che ti può mettere tranquillo una volta che l'hai raggiunto. Ecco. Oddio, ecco, nel, nell'ultima fase di gioco qualche errorino d'esperienza sta venendo fuori. Però gli ha detto a Quarta fammi vedere tu come l'avresti tirata insomma ora allora, questa è un po' diversa da quella la prima perché la bella. bianca stacca eh. attenzione Quarta la prende davanti beve 4 punti Christoffer si porta a 185 recupera 10 punti di vantaggio che bisogna capire se vede una porzione di bidia a non mi sarei mai andata a la soluzione di due sinceramente ce la davo addosso alla palla lo davano betting proprio per poi fare anche la possibilità di fare il pallino da quattro quattro no e soprattutto fai un passo indietro nei, nei livelli di pensiero soprattutto il non rischiare questo che ci sta su un biliardo dove hai giocato relativamente poche steccate, Va al volo. Christoffersen. ma questa è anche bella, tra l'altro. Una bella diagonale, attenzione ecco. la lascia Bruciato. lì! Attenzione, attenzione, la lascia lì e neanche di poco la lascia lì. Eh. Ma oh, è, è, and... è andato anche un po' a pesca, Gianluca. Eh? Eh. Quindi si è stretta ancora di più la traiettoria tirando sulla secca verso l'alto. Via libera per quarta, ancora solo 4 per quarta. 181 a 185 sempre per il danese. Certo, i, i danesi Gianluca in questa partita hanno giocato un po' al gatto col topo, è partito come un razzo Shorup nel, nella carambola Beh. e poi dopo è riuscito a agganciarlo nelle ultime riprese Emilio Sciacca, anche qui era partito molto bene Christoffelsen. Nelle ultime battute si sta un po' perdendo e, e quarta si sta riavvicinando. Si, sì, a partire da questa scelta, ecco qua si vedono ancora un po' i tra virgolette i limiti. Perché qua, qua è un tiro che non devi vedere se lo fai, devi vedere quando lo sbaglio, non lo fai perfetto, lasci tanto gioco. Qua gli è andata anche mezza bene, ma Quarta disfaccia, realizza 4 punti, ne siamo in parità a 185. E qui c'è da gestire questi ultimi 15 punti finali, la prima occasione ce l'ha Christoffersen, vediamo se decide su un tiro di frontale o un tiro di calcio, di striscio. Sembra frontale. voler orientarsi verso un tiro frontale. Eh, si fida della sua colpitura fondamentalmente. E fa bene si affidarsi, realizza 8 punti anche se prende rimpallo, si mette a 193, però lascia un traversino a girare o un giro per quarta. Il secondo che hai detto a girare deve, deve uscire di sette sponde, perché se no rimpallerebbe. C'è una diagonale abbastanza aperta quindi quarta decide per il giro, lo fa molto largo. solito fa, facendolo largo mm. si, si ricava un'ottima difesa diagonale. E la mette con le mani in buca la sua bidia, Quarta, perfetta la conduzione di Andrea. La palla, un'uscita e un'esecuzione chiave in questo momento. proprio a cercare di indurre l'errore del danese. Qui decide di appoggiare Christoffersen che Non vedo scelto culata qui. La prima cosa che doveva fare il danese era prendere questa biglia e qui c'è il match point per Andrea Quarta. Vediamo se. Sì o no? Beh, un match point da prendersi. No. no, se si mette più largo a tirare la fila di prima. Eh. No, mm, la gioca secondo me rimane sul regolare. c'è cioè Ah, più che altro che se non cioè, quel pallino lì può diventare pericoloso eh. vediamo se non lascia Sponda Palla è, è una bella notizia se non la lascia però se ci pensi non l'aveva mai presa questa la, la forza delle tre e mezza non l'aveva trovata Andrea e se ti metti lì la, la gialla non va oltre lì eh. sì, anche perché è andata poco più del 10 a prendere la scarsa quindi a prendere la grossa ah, <ride> metterti nel solito punto si porta in buca ora, è vero che lui si ha può, tirato andiamo dall dall'alto perché voglio vedere se può dare effetto a destra eh, secondo me c'è ma lo può dare altro che Andiamo eh, però all'entrata, eh, la no? partita rigida, qua. eh sì. che Era completamente un'altra steccata. Questo, oddio, non è che Androra, si sia messo. Poi 5 a chiudere, traversino per quarta. Due ci sono, quattro mi sa che rimangono tali. 199-193, vediamo se torna in difesa. È eh, la buona notizia che ha difeso. La buona notizia eh. che ha difeso. Ah, si è preso un bel rischio, Andrea. Eh? Ah, ok. Cioè, poi ripeto: stai parlando di quarta. Queste esecuzioni ce le ha eh, in modo eccezionale. Però si è preso un bel rischio. Ecco, pe pensare di ritirare a non chiudere non era facile. E qui, tra l'altro, mancando dico... gli sette punti. Mh, io no, non ce li vedo. Cioè, nel senso o prende la grossissima disfaccia, arrivare pallino da 4 e fare una raddrizzata. Gli 17 che da... tiri veloce, prenda il castello e lo esploda. No, sto pensando al tiro di prima di quarta, cioè la, la classica. Cosa avresti tirato? Io il pallino da 3. Eh, quello ora andrebbe. Andrebbe vista, ti dico la verità. Perché io vado, non mi sembrava neanche brutta di calcio a fare un birillo e poi arrivare a Pallino da 3 in buca, però ha eh, tirato con una velocità. ha eh, Tirato con, con questa velocità, Andrea quindi non ho, potuto, non ho avuto modo di giudicarla bene. e Casper, vediamo se realizza tre birilli. Mamma, ne fa 6, vediamo dove eh, va quel birillo. Faccio. È rimasto lì. È rimasto, lì è rimasto lì. 199. Pari. Vediamo se c'è un pallino da tre a disposizione per quarto o da 4, mi sembra più da 4 che da 3, e vediamo se fa questa carambola E chiude, e chiude. mamma mia, Però che finale al brivido bravissimo. Comunque vadano allora, due bravissimi. Il primo bravissimo ad Emilio Sciacca, che è dove Scioropoli ha partito alla grande a Carambola e ha riuscito a stare attento, a mantenere la concentrazione e a girare per Andrea una, una frazione che a carte viste sarebbe stata veramente complessa, visto poi l'italiana. E un bravissimo a, a Kasper Christoffersen perché tutte le volte che lo vediamo dimostra di essere straordinariamente migliorato. Sì, alla fine quella piccola sbavatura sul girone quando aveva 40 punti di vantaggio ha fatto tutta la differenza. Nel frattempo c'è un quarta che subito dopo gli ha fatto un 10 punti, si è messa a 150. Però 179-140, se avesse giocato quel girone in maniera un po' meno bella, cioè giocando due bidie ma giocando una sola, forse staremo parlando insomma, di un'altra... Eh, di, di, una, di un altro epilogo finale di questa bellissima semifinale, eh, perché poi, dopo, alla fine è stata una partita tiratissima, testimonia il fatto proprio il punteggio: sono arrivati a 199 pari. Eh, e quindi, davvero direi un bel bravi tutti, tutti promossi e soprattutto bravi perché andremo a gustarci una finale completamente italiana tra Zanetti Agnello e quarta eh, Sciacca. Chiaramente a seguire, a, non so se ha, ha delle notizie da darci la nostra regia prima di chiudere, Fabian. Sta già arrivando Agnello sul tavolo, quindi io penso che quasi senza soluzione di continuità andremo a seguire la finalissima di questo campionato europeo. Fabian? Io Gianluca saluto i nostri amici. Nella prossima partita non ci sarò per degli impegni presi da tempo e quindi lascio poi il commento della finalissima a te, da solo. So che ti mancherò, ma so benissimo che te la caverai, socio. Ti ringrazio, hai detto due verità. Spero di, almeno una sicura, una che mi mancherai, come sempre, quando non ci sei. E me la caverò poi, se <ride> lo sapranno dire, i nostri amici. Noi per adesso chiudiamo, vi rimandiamo a tra qualche minuto per goderci insieme la finalissima dove, chiaramente e per i prossimi giorni qua su Billiard Channel, il canale del biliardo. A dopo.